Buongiorno da FTA Online, avvio di seduta incerto per le principali borse europee con gli indici che in questo momento hanno virato in positivo dopo un inizio neutrale, in particolare il FTSE MIB sta perdendo lo 0,23% circa. La situazione generale di borsa fino a oggi è stata decisamente positiva, infatti tutti i principali indici hanno una variazione con segno più da inizio anno, a parte l'indice della borsa svizzera, lo SMI, che sta cedendo rispetto alla chiusura di ieri lo 0,06%, quindi anche questo sostanzialmente positivo, e con gli indici della borsa italiana, sia il FTSE MIB che il FTSE All-Share prossimi a un 13,50% di performance rispetto alla chiusura del 30 dicembre scorso. Questa situazione tuttavia vede una vicinanza con la condizione di ipercomprato abbastanza evidente per la quasi totalità dei panieri considerati. E quindi è normale che in queste condizioni si possa avviare un periodo di ripiegamento per quello che riguarda almeno il breve termine. Condizione diversa invece per la borsa giapponese che andremo a guardare in dettaglio. L'indice Nikkei infatti anche nella seduta di oggi ha fatto registrare un nuovo rialzo portandosi sui valori massimi degli ultimi 15 anni. Ma il momento più interessante è il fatto che appunto le quotazioni nel corso dell'ultima seduta abbiano fatto registrare una accelerazione rialzista che vediamo sul grafico, che ha permesso di confermare il momento positivo che si è venuto a delineare dal superamento di questa fase sostanzialmente laterale che l'indice ha disegnato dai massimi di dicembre. Quindi abbiamo avuto la rottura della parte alta di questo trading range avvenuta il 18 di febbraio con il superamento di area 18.050 e a questo punto è possibile immaginare che l'ampiezza di questa fase laterale, che i prezzi hanno appunto disegnato nel corso della ultima parte del 2014, venga riproposta verso l'alto per fornire un target di rialzo all'indice intorno ai 19.500 punti. Una prima resistenza intermedia sarà intorno all'area 19.000. Nonostante l'accelerazione rialzista degli ultimi giorni, che potrebbe necessitare di una fase di assestamento prima di dare luogo a ulteriori fasi di crescita, anche i prezzi attuali sono interessanti per l'acquisto dell'indice, a patto di proteggere le posizioni acquisite con uno stop al di sotto di 18.000 punti. Veniamo ora al nostro FTSE MIB. In questo caso abbiamo avuto nel corso delle ultime 2 settimane una fase di accelerazione rialzista molto decisa e nella giornata di ieri, pur facendo registrare un saldo positivo, la chiusura si è posizionata al di sotto dei livelli di apertura. Infatti abbiamo avuto una chiusura a 21.964 punti dopo che l'indice aveva aperto al di sopra di area 22.000 la mattina. Se andiamo a guardare la condizione degli indicatori tecnici, ci accorgiamo che l'RSI a 14 sedute, che è uno di quelli più utilizzati, ha superato già da 3 giorni la soglia critica del 70% e quindi è decisamente in condizione di ipercomprato. In questa situazione, l'avvio di una fase correttiva è alquanto probabile. Notiamo anche che l'indice si è lasciato alle spalle dei gap, uno già visibile nella seduta di ieri, ma ce ne sono altri che hanno caratterizzato la fase ascendente e questi gap denotano una notevole accelerazione nella fase di rialzo che ha introdotto anche una certa fragilità dell'uptrend. Quindi è possibile che dal livello attuale, da area 22.000 punti, si possa realizzare una correzione che vada perlomeno a ricoprire il gap che è stato lasciato dai prezzi il 18 di febbraio con una base a 21.328 punti. Notiamo anche che la fase rialzista che abbiamo osservato dai minimi di ottobre fino ai massimi di novembre ha un'ampiezza tale che, se proiettata dal minimo di dicembre e moltiplicata per 1.618 volte, quindi per uno dei rapporti di Fibonacci, forniva un target per il rialzo proprio in area 22.000 punti, dove i prezzi si sono collocati ieri e dove anche questa mattina hanno provato a portarsi. Questo target potrebbe rappresentare quindi un punto d'arrivo temporaneo
e la presenza di questa resistenza sembra confermare il rischio che dai livelli attuali si avvii una fase di correzione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata.